annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, cosa non va? Diventeremo una ONG pietosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Quando non si cammina, si ferma. Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Ho scelto il nome del patrono d'Italia, San Francesco di Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra dove... dove, come sapete, sono le origini della mia famiglia. Ma Gesù ci ha chiamato a far parte di una nuova famiglia, la sua Chiesa, in questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via del Vangelo. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore.
ha detto che si chiama la Madonna dell'umiltà. L'umiltà, e mi permetta di dire una cosa, ho pensato a lei, tanto umile, durante il suo pontificato. Grazie, che dono. Ci ha dato tanto esempio di umiltà, davvero, di tenerezza. Grazie, non dimentichiamola. Grazie. Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle spalle. Qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo mondo. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù. I giovani devono dirle al mondo: è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Carissimi giovani, è il vostro itinerario verso Rio de Janeiro. A luglio a Rio. Preparatevi spiritualmente il cuore. Buon cammino a tutti! Che Gesù risorto entri nella tua vita. Accoglilo come amico, con fiducia. Lui è la vita. Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo. Ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare. Non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura, affidati a Lui. Stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. La tratta delle persone è proprio la schiavitù più estesa in questo XXI secolo. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza legata al narcotraffico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali. Pace a questa nostra terra. Gesù risorto, porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili del creato. Thank you.
A voi vi dico, portate avanti questa certezza. Il Signore è vivo e cammina a fianco di noi nella vita. Questa è la vostra missione. Portate avanti questa speranza. Siete ancorati a questa speranza, quest'ancora che è nel cielo. Tenete forte la corda, siete ancorati e portate avanti la speranza. Voi, testimone di Gesù, portate avanti il testimone che Gesù è vivo, e questo ci darà speranza a questo mondo un po' inviecato per le guerre, per il male, per il peccato. Avanti, giovani! Preghiamo insieme la Vergine Maria per chi ci aiuti, vescovo e popolo, a camminare nella fede e nella carità, fiduciosi sempre nella misericordia del Signore, che Lui sempre ci aspetta, ci ama, ci ha perdonato con il suo sangue e ci perdona ogni volta che andiamo da Lui a chiedere il perdono. Abbiamo fiducia nella sua misericordia. Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore. Essere figli di Dio, la libertà che ci dona il vivere in Cristo, che è la vera libertà, quella che ci salva della schiavitù del male, del peccato, della morte. Guardiamo la patria celeste, avremo una nuova luce e forza anche nel nostro impegno e nelle nostre fatiche quotidiane. È un servizio prezioso che dobbiamo dare a questo mondo che spesso non riesce più a sollevare lo sguardo verso l'alto, non riesce più a sollevare lo sguardo verso Dio.